Buon pomeriggio, bentrovati all'edizione delle 14 del TG6. Iniziamo parlando di sanità perché Forza Italia annuncia battaglia in regione contro la delibera che prevede la compartecipazione dei cittadini, anche quelli con i redditi più bassi, alla spesa per quanto riguarda le prestazioni sanitarie. Vediamo il servizio di Francesca Romana Testi. Nuovo allarme sanità per l'Abruzzo. Forza Italia porta alla luce una delibera datata 25 agosto che presenta in dettaglio l'atto di indirizzo applicativo nel settore servizi sociali e sociosanitari. In poche parole, un prospetto sulle esenzioni ticket in base al reddito ISEE. A far saltare sulla sedia i forzisti sono le percentuali calcolate sui redditi, in molti casi molto bassi. Inoltre la delibera sarebbe stata blindata e dunque senza diritto di voto da parte dei consiglieri. Una partita giocata nel Consiglio regionale di ieri che si è chiusa per ora con un rinvio a giovedì prossimo proprio grazie al loro intervento. Noi pretendiamo che venga tolta la maggiorazione dell'addizionale IRPEF regionale che i cittadini abruzzesi hanno dovuto pagare automaticamente quando governava Del Turco fino al risanamento di Chiodi che oggi viene certificato con l'uscita dal commissariamento dal punto di vista sanitario. No, oltre che non viene tolta quella, ci aggiungiamo il tentativo pervicace su cui noi continuiamo a combattere da 2 anni di introdurre in un modo o nell'altro il pagamento del ticket sociosanitario su una serie di prestazioni. Quello su cui ci tengono a insistere i consiglieri di Forza Italia è quello che hanno definito un pacchetto blindato, e cioè una definizione delle percentuali da pagare per ogni categoria di reddito, senza lasciare l'onere ai comuni, che a propria discrezione avrebbero potuto decidere di applicarle a redditi più alti, causando così, secondo i forzisti, un effetto domino che finirebbe per gravare su altre tasse per i diversi comuni. Un adulto disabile non coniugato e senza figli con un reddito ISEE da 15.000 euro si vedrebbe apporre una percentuale di compartecipazione alle spese del 20%. I disabili coniugati con figli avrebbero il 20% di compartecipazione sul reddito minimo di 24.000 euro. Un minore il 20% lo avrebbe applicato sul reddito ISEE del nucleo di 36.000 euro. Giustificazione che nella loro cultura di governo vi è che le prestazioni sociosanitarie devono essere compartecipate. Nella nostra cultura di governo c'è che gli abruzzesi stanno pagando sin troppe tasse, che intanto restituiamogli ciò che gli dobbiamo, ovvero l'aumento dell'addizionale IRPEF regionale. Poi vedremo di far compartecipare su determinate prestazioni i redditi alti e altissimi, non gli altri. Ieri in Consiglio regionale si è parlato del Master Plan per il Sud e la seduta ha votato ed approvato un documento della maggioranza che impegna Luciano D'Alfonso, presidente della Regione, a riferire periodicamente in aula sullo stato di avanzamento del Master Plan, il piano di investimenti del valore di 1,5 miliardi di euro. Il servizio di Filippo Tronca. La parola al Presidente della Giunta regionale e poi passiamo al voto del primo e poi del secondo documento. Prego, Presidente. Il formale impegno della Giunta regionale di dare attuazione ai progetti del Masterplan, riferendo periodicamente in Consiglio regionale del loro stato di avanzamento. Questo l'esito del Consiglio straordinario dedicato ieri al Masterplan per il Sud, il grande piano finanziato con fondi europei e statali che prevede in Abruzzo una tempistica serrata nei prossimi anni 77 interventi dal valore di 1,5 miliardi di euro. La richiesta è stata formalizzata in un documento di maggioranza a firma dei consiglieri Camillo D'Alessandro, Alessio Monaco, Luciano Monticelli, Alberto Balducci, Sandro Mariani, Silvio Paolucci, Lucrezio Paolini, Lorenzo Berardinetti e Mario Olivieri. Le opposizioni di centrodestra e Movimento 5 Stelle non hanno però risparmiato critiche nel merito e nel metodo all'iter che ha portato all'individuazione degli interventi previsti nel Masterplan, senza una vera strategia di lungo termine. E sia Mauro Febbo di Forza Italia che Sara Marcozzi del Movimento 5 Stelle hanno evidenziato che tutto quasi nella partita del Masterplan è stato di fatto deciso da Luciano D'Alfonso e pochi altri suoi fedelissimi.
A replicare con veemenza lo stesso presidente D'Alfonso, che invece ha illustrato le strategie complessive che hanno portato a individuare i singoli interventi, scelti, ha ricordato il presidente, in base alle priorità indicate in autonomia da ciascun territorio, accusando insomma l'opposizione di esprimere generiche critiche senza costrutto. La maggioranza compatta ha dunque respinto il documento della minoranza, in cui si esprimeva preoccupazione per l'iter seguito nella stesura del masterplan, in quanto prevede interventi parcellizzati che ne vanificano l'efficacia e in cui si denunciava che i fondi europei della programmazione 2014-2020 sono totalmente inutilizzati e che quelli del Fondo europeo per lo sviluppo e la coesione 2017-2020 rischiano il disimpegno. Adesso la pagina della cronaca. Un uomo di 36 anni di origine marocchina è deceduto nelle prime ore della mattinata in seguito ad un incidente stradale avvenuto all'altezza della strada 14 vicino Borgo 8000, dove probabilmente risiedeva nel Fucino. L'uomo, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo dell'auto su cui viaggiava, una Ford Fiesta, ribaltandosi nella campagna adiacente la carreggiata. L'uomo è rimasto schiacciato tra le lamiere dell'auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Avezzano, che hanno estratto il corpo dall'auto, e gli operatori del 118, che hanno però solo potuto constatare il decesso. A lanciare l'allarme è stato un passante che ha notato il veicolo ribaltato. E restiamo nell'Aquilano per parlare di ricostruzione. I finanzieri del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza hanno sequestrato beni mobili e disponibilità finanziarie per un valore di 145.000 euro ai responsabili di una società edile aquilana. La misura cautelare scaturisce da indagini da parte della Procura aquilana su presunti illeciti connessi all'utilizzo dei contributi post terremoto per la ristrutturazione di un condominio gravemente danneggiato. Le indagini si sono incentrate sull'esatta ricostruzione dell'iter del finanziamento complessivamente di 750.000 euro erogato dal Comune dell'Aquila a favore dell'amministratore del condominio, che poi ha commissionato i lavori all'impresa edile oggetto del sequestro. Contestate alcune fatture emesse proprio da questa società per un importo complessivo pari a quello erogato dal Comune, 750.000 euro. 6 di queste fatture, per un totale di 420.000 euro, non venivano sottoposte al vaglio della direzione dei lavori e venivano apposte timbri falsi e firme falsificate. Secondo i finanzieri, una parte dei lavori documentati non sarebbe stata mai eseguita. Ed ora ci occupiamo di scuole, perché il Ministero dell'Istruzione ha assegnato all'Abruzzo 19 milioni di euro per 49 interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici. La somma proviene da economie di gara del programma Scuole Sicure. Secondo il 14° rapporto di Cittadinanza Attiva sulla sicurezza, qualità ed accessibilità delle scuole italiane, condotta su circa 150 edifici scolastici in tutta Italia, il 54% degli edifici si trova in zona a rischio sismico, quasi il 30% insiste nelle zone a rischio 1 e 2, ossia quelle a rischio più elevato. Nel 15% delle scuole sono state riscontrate lesioni strutturali in gran parte sulla facciata esterna, nel 27% negli ambienti interni. Qualcosa nel senso dell'adeguamento sismico degli edifici però si sta muovendo. In Regione Abruzzo sono arrivati circa 19 milioni di euro per 49 interventi di messa in sicurezza, fondi che provengono dal MIUR. La somma, infatti, fa parte del programma Scuole Sicure, a cui hanno risposto le amministrazioni comunali, mentre in precedenza erano stati finanziati in Abruzzo altri 40 interventi per oltre 22 milioni di euro. È una iniziativa che fu lanciata qualche tempo fa dal governo e che adesso giunge a conclusione con questa mole di investimenti di circa 20 milioni di euro che andranno a essere investiti sul nostro territorio e soprattutto su questo particolare tipo di edilizia definita sensibile, ma io la definirei necessaria per la vita di comunità. Stiamo scrivendo già ai vari sindaci per come e quando si debbano attivare per
per questa attività. Quindi sono, diciamo, le prime risposte importanti a un tema che è balzato ovviamente all'attenzione negli ultimi tempi sulla scorta degli effetti più mediatici che, e psicologici che reali derivanti dal terremoto, ma che merita ovviamente tutta la nostra attenzione, che vedrà sicuramente impegnata la Regione in maniera importante nei prossimi giorni, se nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Nuova denuncia da parte del Movimento 5 Stelle, questa volta a finire nel mirino del consigliere regionale Domenico Pettinari e il depuratore di Pescara, una incompiuta da 20 milioni di euro. Sentiamo. Due stati a parlare di inquinamento del mare, sversamenti vari, polemiche, lotte, contestazioni, l'annuncio di nuovi lavori e poi il Movimento 5 Stelle scopre che quei lavori erano stati previsti nel 2011 con uno stanziamento di 20 milioni di euro destinati all'adeguamento del depuratore, finito poi con un'incompiuta. Oggi la notizia di 30 milioni di euro per realizzare un depuratore nuovo e poi la vicenda degli anni 90 di 30 miliardi di lire destinati di nuovo all'adeguamento. Questi i dati che compaiono nel report confezionato da Domenico Pettinari. Quelle opere iniziarono, ma si fermarono, come ci ricorda l'anagrafe unica delle opere incompiute della Regione Abruzzo, all'8,2% della realizzazione. Poi, eterna incompiuta. Oggi ci vengono a dire che servono 30 milioni di euro per la realizzazione di un nuovo depuratore. Questo è follia secondo noi. Perché? Perché andrebbe riattivato il vecchio progetto e finanziamento dei 20 milioni di euro del 2011 e portato avanti la realizzazione delle opere che inspiegabilmente si sono fermate all'8,2%. E con i 30 milioni che oggi vogliono utilizzare per il depuratore di Pescara andrebbe fatta la cosa più importante, cioè la separazione delle acque bianche, delle acque nere per immettere quello che va immesso nel depuratore, perché possiamo avere anche il depuratore più grande e più bello del mondo, ma se ci buttiamo dentro tutto il depuratore non funzionerà mai bene. La richiesta ora da parte del consigliere dei 5 Stelle è quella di avere risposte chiare sulla fine dei fondi destinati all'incompiuta e soprattutto di valutare una differente gestione del caso depuratore. Voglio sapere dove sono andati a finire quei soldi. Quei 20 milioni integrati e stanziati nel 2011, perché i lavori si sono fermati all'8,2%, non sono andati più avanti, perché tutto questo e perché oggi si fa ricorso a quei 30 milioni invece di riattivare quella opera che già c'è. Con la firma di questa mattina è arrivata a conclusione l'iter dell'accordo di programma denominato Impresa Agricola Pulita, che consentirà agli agricoltori abruzzesi di avere a disposizione una vera e propria raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi e non. L'accordo di programma denominato Impresa Agricola Pulita segna un passo in avanti importante sulla strada della raccolta differenziata dei rifiuti e della semplificazione burocratica, oltre che della riduzione dei costi per le imprese agricole. La firma di questa mattina in Regione Abruzzo, alla presenza di tutti gli attori coinvolti, ANCI, Consorzi Intercomunali dei Rifiuti, Coldiretti, CIA, Federazione Regionale Agricoltori d'Abruzzo e Copagri, chiude un percorso su cui si è iniziato a ragionare alla metà degli anni Ottanta, che in seguito ai cambi di normativa nazionale ed europea e che dal 2008 ha iniziato a prendere concretezza. L'intento, come spiega l'assessore regionale all'agricoltura Dino Pepe, è quello di organizzare il ciclo dei rifiuti agricoli secondo i principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti, favorendo la raccolta differenziata, il recupero, il riciclaggio e il corretto smaltimento dei rifiuti. Con questo accordo, insieme agli enti gestori dei servizi sui rifiuti, all'Associazione Nazionale dei Comuni e soprattutto alle organizzazioni professionali agricola, abbiamo sottoscritto un accordo che prevede sostanzialmente la raccolta differenziata porta a porta per le nostre imprese agricole. Un accordo importante voluto da tutti dopo tanti anni di discussioni e approfondimenti. Oggi inizia un percorso nuovo per le nostre imprese agricole, avranno un servizio ulteriore aggiuntivo con meno. Il protocollo resta aperto all'ingresso di altri soggetti interessati, come ad esempio i consorzi obbligatori. La firma posta stamattina ha validità quinquennale per consentire la messa a regime dell'accordo di programma. Agli operatori agricoli saranno messi a disposizione una serie di punti di riferimento che possono essere
impianti propri della gestione del ciclo dei rifiuti come i centri di raccolta, oppure punti di raccolta temporanei o mobili che possono essere sia ubicati all'interno dei consorzi agrari che delle stesse aziende agricole, vedasi anche le associazioni, le cooperative, e anche un sistema di porta a porta attraverso l'utilizzo di un ecomobile che a chiamata dell'operatore potrà passare presso l'azienda agricola e raccogliere i rifiuti, siano essi pericolosi che non pericolosi. Rilanciare le aree interne d'Abruzzo, un progetto che richiede fondi e soprattutto un elenco di priorità da seguire. Questa mattina a Pescara se ne è discusso in un convegno che ha visto protagonisti sindaci, sindacati e istituzioni regionali. Occhi puntati sulle aree interne, la regione Abruzzo ne è costituita per il 60%, aree che molto troppo spesso lamentano difficoltà e poca visibilità sui temi caldi come infrastrutture, sanità e impresa. Nasce così una specifica voce destinata a colmare questi vulnus che oggi ha visto a confronto sindacati, sindaci e istituzioni regionali. Noi dobbiamo fare in modo che in quella parte di territorio arrivino risorse che possano permettere uno sviluppo adeguato. Io ho detto prima al convegno e lo ripeto qui, non ci può essere sviluppo di una collettività, sviluppo di un territorio, sviluppo di una regione se una parte di quella regione, una parte di quella collettività viene lasciata lì abbandonata. Noi dobbiamo fare in modo che quella parte abbia le necessarie risorse per rimettersi in cammino. Fondi da destinare al rilancio delle aree interne, una necessità che seguirà precise priorità di intervento. Intanto abbiamo i fondi strutturali e quindi FESR e FEASR, e sui fondi strutturali stiamo facendo una politica ad hoc per le aree interne, perché una piccola fetta di quei fondi andrà ad essere indirizzata in modo esclusivo sulle aree interne. Particolare attenzione avremo sulle aree interne per quanto riguarda naturalmente la sanità. Sappiamo che ci sono dei finanziamenti e quei finanziamenti, attraverso quei finanziamenti bersaglieremo una parte delle aree interne. Io credo che dobbiamo fare del tutto per far sì che soprattutto in quelle aree, nei servizi principali che sono i servizi di cittadinanza come trasporti, scuole e sanità, si raggiunga un livello di assistenza assolutamente adeguato. Dal prossimo lunedì e fino al 15 di dicembre sarà possibile rispondere al bando di Abruzzo Sviluppo per avviare in proprio una attività e così aderire all'iniziativa Self-Employment. La Regione Abruzzo ha organizzato dei seminari in tutto il territorio per spiegare ai ragazzi le nuove opportunità. Prestiti fino a 50.000 euro a tasso zero e un percorso di accompagnamento alla redazione del business plan sono le opportunità offerte dal bando denominato Self-Employment dal prossimo lunedì 26 settembre fino al 15 di dicembre per i ragazzi tra i 18 e i 29 anni che appartengono alla fascia dei cosiddetti NEET, cioè persone non impegnate nello studio, nella formazione e disoccupate. Sarà possibile rispondere al bando di Abruzzo Sviluppo per avviare attività di autoimprenditorialità. Da ieri è iniziato il tour organizzato dalla Regione per spiegare i contenuti del bando, che rientra nelle misure del programma Garanzia Giovani. Questa mattina il tour ha toccato Pineto. Il bando consente ai ragazzi che hanno già un'idea imprenditoriale, un business plan pronto, di accedere direttamente ai finanziamenti erogati da Invitalia sul fondo Self-Employment che è gestito dal Ministero nell'ambito di Garanzia Giovani. I ragazzi che invece non hanno un'idea ben sviluppata o comunque pensano di necessitare di un supporto possono rivolgersi o ad Abruzzo Sviluppo o a Union Camere. Avranno a disposizione dei percorsi erogati ovviamente in forma gratuita tra le 60 e le 80 ore che svilupperanno le loro idee imprenditoriali, le aiuteranno ad acquisire skills specifici o comunque generali per l'avvio di attività d'impresa e li aiuteranno a stendere il business plan che verrà poi presentato a Invitalia. È importante che i ragazzi capiscano che questi percorsi sono molto utili e quando presenteranno la domanda in Invitalia li valuteremo con 9 punti aggiuntivi sulla domanda di finanziamento. Questo proprio perché abbiamo fiducia in questi percorsi erogati da Abruzzo Sviluppo ed erogati da Union Camere. Per aderire all'iniziativa Abruzzo Sviluppo ha da tempo avviato uno Youth Corner presso la sede di Corso Vittorio Emanuele a Pescara e un numero verde 800 13 17 23 nei quali è possibile chiedere informazioni. Verranno accolte le prime
300 domande presentate con tutti i requisiti di ammissione richiesti dal bando. I massimi esperti in tema di sicurezza aziendale, intelligence, si sono dati appuntamento all'Aquila per individuare nuove e più efficaci strategie per garantire la sicurezza dei lavoratori a 360 gradi e contrastare il pericolo rappresentato negli scenari globali dal terrorismo e dalla criminalità. In tutte le aziende è cresciuta l'esigenza di una sempre maggiore tutela dell'incolumità delle risorse umane, del patrimonio aziendale e della riservatezza dei dati sensibili. In uno scenario in cui restano comunque preoccupanti i numeri relativi agli infortuni sul lavoro e aumenta per le aziende che operano nei mercati globali il rischio rappresentato dal terrorismo e dalla criminalità. Tutti aspetti di un unico problema, a cui è stato dedicato un convegno nazionale all'auditorium della Guardia di Finanza all'Aquila, incentrato sulla strategia della sicurezza integrata, con la partecipazione dei massimi esperti nei settori della security, del safety aziendale e dell'intelligence, tra i quali anche il capo della polizia Franco Gabrielli, un ritorno per lui all'Aquila dove ha ricoperto l'incarico di prefetto nel difficile post-terremoto. Per Maurizio Ardingo, del Consiglio Nazionale dell'Associazione Professionale Italiana Ambiente e Sicurezza, la strategia da perseguire è quella di integrare e coordinare tutti gli aspetti relativi alla sicurezza. Con questo convegno ci aspettiamo che ci possa essere un'accelerazione che integri sinergicamente questi tre mondi, le figure del safety manager, del security manager, affinché la sicurezza sia globale, non solo nei luoghi di lavoro ma negli ambienti di vita. Facciamo un caso emblematico, io ho avuto l'anno passato la fortuna di essere il safety manager di Expo, Milano 2015. Noi lì avevamo un'intelligence e una security che hanno funzionato, perché sostanzialmente se noi non abbiamo avuto la bomba nel sito è perché loro sono stati bravi. Avevamo di controllo ai varchi, avevamo un'intelligence che funzionava, ma qualora avessero bucato l'intelligence era chiaro che noi safety con le forze dell'ordine dovevamo comunque intervenire, tant'è che abbiamo redatto 18 scenari emergenziali e li abbiamo testati tutti nel semestre di Milano. Questo è un modo sinergico di vedere la sicurezza globale a 360 gradi. Domani e domenica appuntamento a Montorio Alvomano con la festa di San Gabriele. Giochi di una volta, concerti, tornei e escursioni. Torna a Montorio la storica festa che nasce nel 1956 su iniziativa dei residenti di via Settembrini. L'intera strada sarà in festa questo fine settimana con tante novità che caratterizzeranno l'edizione 2016 e la tradizionale processione. Si parte da sabato pomeriggio con l'inizio della gara da briscola e si va a seguire con il programma prestabilito. Ci sarà la processione a seguire 3:30. I soliti giochi popolari per bambini, richiamando un po' le vecchie tradizioni. Ci saranno poi alcune novità che troverete sabato e domenica. Quest'anno abbiamo arricchito un po' il programma, ci sono molte novità, tra le quali andrei a sottolineare il torneo di calcio Balilla Umano, che si svolgerà la domenica, intera giornata si svolgerà. Per i bambini, la giornata di sabato, avremo un flash mob con una baby disco, sarà accompagnata da clown e da artisti di strada. Tutto questo poi seguirà la serata con la spaghettata, la gara di spaghetti che si fa tutti gli anni e la gara di birra anche quest'anno. Si conferma la festa di San Gabriele grazie al comitato di San Gabriele, cresce per le attività e anche l'impegno che riesce a fare, nel senso che è importante che nel territorio siano questi comitati, ne esiste anche un altro a Montorio, quello della Madonna del Ponte, quindi cittadini liberi che riescono comunque a organizzare degli eventi sono sicuramente delle risorse importanti. Particolarità di questa edizione, quello che riguarda il discorso musicale, ci saranno due montoresi doc, che sono Bruno Marcozzi e Massimiliano Coclite, che suoneranno, e poi Mistolana, che penso sia la prima volta che si esibiranno a Montorio, quindi sicuramente noi siamo contenti di quello che sta facendo il comitato e invito tutti domenica e sabato a venirci a trovare a Montorio. Domenica pomeriggio torna in campo il Pescara e ovviamente siamo allo sport e alla Serie A, a Marassi contro il Genoa, reduce dal pareggio contro il Napoli. I biancazzurri cercano la prima vittoria stagionale sul campo dopo i 3 punti ottenuti a tavolino contro il Sassuolo. Andiamo ad ascoltare adesso il difensore Ugo Campagnaro, che non è affatto preoccupato del cammino fino adesso compiuto dal Delfino. Pareggio in 11 contro 9, probabilmente i tifosi si aspettavano un risultato diverso.
Sì, anche noi abbiamo provato fino alla fine, abbiamo corso tanto, provato, siamo stati lì gli ultimi minuti, il gol non è arrivato, però è importante che abbiamo provato, abbiamo corso tantissimo e bisogna seguire questa strada. Le occasioni di gol le abbiamo avute, poi niente, sempre o il portiere o il palo o il difensore che fa l'intervento all'ultimo secondo e il gol non arriva. Poi abbiamo rischiato un pochettino, come dici te, perché attaccando con tanti uomini ti scopri un pochettino dietro, parità numerica, cerchi a volte che rischi che ti possano fare gol, è successo che Albano ha dovuto fare due belle parate, però sicuramente se c'era una squadra che meritava di vincere eravamo noi. Ma preoccupati no, non siamo, perché sappiamo la qualità che hanno i nostri attaccanti, prima o poi si sbloccheranno e verranno i gol, è importante che continuiamo a provare e non ci arrendiamo, le occasioni ci sono, allora prima o poi le butteremo dentro. Una vittoria sarebbe stata ottima, però abbiamo fatto 5 partite difficili, perché le prime 4 erano molto complicate, questa qua un po' meno sulla carta, però comunque in Serie A per una squadra che viene da Serie B come noi non è facile, non a caso tutte le squadre che vengono da Serie B soffrono il primo anno in Serie A perché è quello più difficile, è successo al Sassuolo, all'Empoli, che il primo anno è molto più complicato degli altri, noi bisogna cambiare mentalità velocemente per non rischiare di perdere la categoria e bisogna giocare tranquilli perché la qualità ce l'abbiamo. E adesso mi tocca una prova difficile perché ci sono 3 partite in una settimana e non ci sono altri centrali perché si sono fatti male parecchi e niente, bisogna lavorare bene, riposare bene, fare il lavoro che del recupero adesso in settimana per cercare di stare al massimo contro il Genoa. E dunque il Genoa sarà un avversario tutt'altro che semplice per il Pescara. I rossoblù di Ivan Juric dovranno certamente fare a meno però del bomber Leonardo Pavoletti, come ammette lo stesso tecnico che andiamo ad ascoltare in questa pillola. No, devo vedere, sicuramente qualche cambio penso che ci sarà e penso anche che la partita assolutamente più importante della stagione, perché dopo queste partite voglio vedere, cioè, se ci siamo o non ci siamo, cioè, dobbiamo proprio presentare bene e questo pareggio avrà cioè, valore se facciamo una grande partita contro Pescara, se no si dimentica molto presto. Ma volete qualcosa di muscolare? Sicuramente ci vorrà un po', penso non troppo, però non l'avremo secondo me le prossime 2 partite. Adesso scendiamo in Lega Pro per parlare del Teramo. Domani sera il Diavolo sarà impegnato contro il Fano. Per i biancorossi c'è la necessità di conquistare la vittoria per issarsi dal fondo della classifica. Out Carcalis, torna ad Orazio dopo la squalifica. Per quanto riguarda il modulo, il tecnico Nofri sembra orientato a confermare il 4-4-2 con cui è sceso in campo nella partita pareggiata a Sant'Arcangelo. Tra i marchigiani Ingretolli ha recuperato dalla lesione al legamento collaterale mediale, terapia invece per Capezzani, mentre Schiavini ha iniziato ieri la fase di recupero e Albonolis non ci sarà. I problemi bisogna saperli risolvere, dico sempre, quindi sicuramente abbiamo qualche defezione, qualche giocatore sicuramente non è al top, ma dobbiamo sfruttare quelle che sono le nostre risorse che oggi ne abbiamo e quindi credo che i giocatori sanno quello che è l'importanza della gara sabato, perché in 5 partite ancora non siamo riusciti a vincere e sabato dobbiamo fare il massimo per poterci togliere questa prima soddisfazione di 3 punti. I giocatori di ruolo ce ne abbiamo, cambiano le caratteristiche, dunque in base a quelle che saranno la disponibilità dei giocatori dobbiamo comunque sia un giorno modificare quello che è la dislocazione e quelle che sono comunque sia le qualità per mettere in difficoltà il Fano, che è una squadra che sicuramente anch'essa ha bisogno di fare risultato positivo. E noi, ho già detto dall'inizio che non sono un allenatore che cambia repentinamente se non c'è una reale necessità. Quindi a Sant'Arcangelo abbiamo giocato con 2 moduli alternati nel corso della partita e anche in funzione di quello che sarà l'avversario, la conoscenza dei giocatori che andiamo ad affrontare e soprattutto la qualità dei giocatori che abbiamo a disposizione sarà valutativa per quanto riguarda il modulo.
Lo so che è una partita importante per noi, perché noi dobbiamo ritrovare punti in classifica, al di là di quella che è la prestazione. Noi ho letto sul giornale che avete scritto che il Teramo ha dato un segnale, non ricordo la testata giornalistica, ma l'ho letta, quella della domenica, dice il Teramo dà un segnale. Io ai giocatori ho detto, i segnali dobbiamo farli diventare delle certezze, perché con i segnali si va poco lontano. I segnali ti dà la percezione di quello che può essere una nuova vita, no? Un nuovo percorso. Poi lo dobbiamo accompagnare quotidianamente con quello che è la partecipazione negli allenamenti e possibilmente trovare dei benefici poi la domenica. È tutto per questa prima edizione del TG6, il prossimo appuntamento con la nostra informazione è alle ore 19, poi ci sarà la terza edizione alle 23. Grazie per essere stati con noi, vi auguro una buona giornata.